In occasione della decima giornata dell'economia, Unioncamere ha diffuso il rapporto 2012. Secondo Unioncamere, quest'anno il prodotto interno lordo calerà dell'1,5% e andranno persi altri 130.000 posti di lavoro. Un'inversione di tendenza si avrà solo nel 2013, con un incremento del prodotto interno lordo dello 0,8%, con una ripresa a due velocità tra centro, nord e mezzogiorno. La nostra missione principale resta quella di contribuire a creare un contesto più favorevole alle attività economiche. Oggi più che mai è questo ciò che serve alle imprese e all'Italia. È un percorso su cui abbiamo raggiunto risultati importanti, con una modalità che è lo specchio della nostra natura: essere soggetti pubblici autonomi, governati da imprenditori che agiscono negli interessi delle imprese. L'Italia delle imprese e del lavoro quindi deve affrontare oggi nuove sfide straordinarie, ma dispone di altrettante straordinarie energie grazie alle sue radici profonde, cresciuti nei 150 anni di storia unitaria intorno a valori forti e condivisi. Diceva Thomas Edison, uno che di sfide se ne intendeva, che se facessimo veramente tutto ciò che siamo capaci di fare, rimarremmo letteralmente sbalorditi. Ed è veramente vero. Le imprese più innovative e più dinamiche, come ci dice il rapporto di quest'anno, hanno accettato la sfida del cambiamento con successo. Sono certo che il Paese e tutti noi sapremo raccoglierne l'esempio, perché nei momenti difficili, come comunità nazionale, abbiamo sempre dimostrato di saperlo fare. Grazie. Le riforme sono state le più diverse, insieme al Parlamento sono state prese decisioni difficilissime, e l'Italia ha dimostrato in giro per il mondo e ha recuperato in pochissimo tempo, grazie a queste decisioni difficili, una credibilità, ripeto, senza la quale non si potrebbe adesso pensare alla tante opportunità del futuro. Fare spending review è chiaro che significa azzerare o ridurne alcune e spingerne altre. È chiaro che tanti dei grandi problemi che sono stati sollevati e che sono risolvibili, ma che sono cruciali per la crescita, come quelli dell'istruzione, della ricerca, dell'innovazione, piuttosto che del funzionamento della giustizia, piuttosto che della lotta alla criminalità, ecco, sono tutte aree dove bisogna aumentare l'impegno di spese e dove andarle a trovare, in parte con la spending review, tagli e sprechi, e lo spazio, come sappiamo tutti, ci sono, e tante cose si cominciano a vedere. L'accelerazione che abbiamo dato nei giorni scorsi viene a valle di alcuni mesi in cui moltissimi filoni in ciascun ministero, in ciascuna filiera delle spese sono state individuate, e poi c'è naturalmente la grande quantità di spese che sono non sotto controllo del governo centrale, ma anche su quello ovviamente si può entrare. L'area degli acquisti è chiaro che una delle aree dove voi siete tutti imprenditori, sapete che soprattutto nelle grandi aziende dove non si è fatto abbastanza attenzione sugli acquisti è la prima area dove si possono ottenere dei risultati importanti, quindi abbiamo accelerato su tutto, quindi spending review, recupero dell'evasione fiscale.